Per il nostro viaggio tra le eccellenze della sanità pubblica, oggi tappa a Padova l'avanguardia nel trapianto di pancreas e di rene. Matteo Mohorovicic. Mi sembra di essere rinato già il giorno dopo dell'operazione, io volevo già alzarmi dal letto, volevo già camminare. Roberto Temponi ha 49 anni e quando ne aveva 33 ha scoperto di avere un rene solo, che si è ammalato e gli è stato asportato l'anno scorso. 3 giorni la settimana si sottoponeva a dialisi, poi la sua compagna Maria si è offerta e gli ha donato uno dei suoi reni. Per me è stato abbastanza facile, non ho riserve, lo rifarei. Tecnicamente si chiama trapianto da donatore vivente, un'operazione per cui è punto di riferimento il centro trapianti di rene e pancreas dell'azienda ospedaliera di Padova. Qui si sono rivolti Roberto e Maria e qui si fa la maggior parte degli interventi di questo tipo in Italia. È un campo su cui l'ospedale ha deciso di investire perché i donatori volontari fanno aumentare il numero dei trapianti. All'estero il 50% in certi paesi dei trapianti di rene è fatto da donatori viventi, in Italia siamo intorno al 14%. Le nuove frontiere sono la laparoscopia e l'uso del robot chirurgico, ma la sfida vera è sfruttare comunque la disponibilità dei donatori che risultano tra loro incompatibili. E qui Padova, per prima al mondo, ha avuto un'idea. È possibile che il donatore di una coppia sia donatore per un altro paziente e il suo ricevente riceva un rene da un'altra persona. Questo di solito succede quando ci sono donatori samaritani, cioè persone che donano altruisticamente un rene. La novità nostra è che siamo partiti con queste catene utilizzando reni da donatore deceduto. Questo permette di innescare una catena che può essere indefinitamente lunga. Sono tante le donne